Per rafforzare l'autorità dello Stato e per garantire stabilità e sicurezza, soprattutto ai confini, Diocleziano riformò anche l'amministrazione dell'impero. Esso fu diviso in quattro grandi aree amministrative, dette prefetture, governate dai quattro tetrarchi attraverso la collaborazione di altri funzionari, i prefetti del pretorio. Diocleziano diminuì l'estensione delle province, che da 48 passarono a 104. Le province furono raggruppate in 13 grandi diocesi o unità regionali. Le diocesi erano governate dai vicari, le province dai governatori. Ciascuna diocesi, in rapporto alla qualità dei terreni e al numero degli abitanti, avrebbe dovuto fornire una proporzionale quantità di tributi calcolata in base a tali fattori. Ogni diocesi doveva pertanto versare una quota fiscale fissa, garantendo in tal modo allo Stato proventi sicuri e stabili nel tempo. Le diocesi erano inglobate nelle quattro grandi prefetture. Ricapitolando, l'impero risultava quindi diviso in quattro prefetture, ciascuna dotata di un imperatore e di un vice imperatore. Le prefetture erano suddivise a loro volta in diocesi, il cui numero variò da 13 a 15 a seconda dei periodi dell'impero e in 104 province. Alle dipendenze dei principali funzionari, prefetti, vicari e governatori, nacque una nuova burocrazia formata sia da forze antiche come il Senato e l'antica classe dei cavalieri, sia dalle nuove forze di potere emergenti nella società, in particolare nell'ambito dell'esercito. La gigantesca burocrazia garantiva il rispetto della volontà del governo centrale fin negli angoli più remoti dell'impero.